questo mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi, ragazzi, è ricominciato finalmente l'evento, quello bello interessante, quello che secondo me è una genialata in Clash Royale. Sto parlando ovviamente delle clan battle, ragazzi, la modalità 2 contro 2 la conoscete molto meglio di me, lo sapete benissimo, è una grande figata. Quindi oggi siamo qua con il profilo, quello di livello 1, Xuder YouTube, 4211 trofei, una sbaraccata di bellissimi bauli da aprire, ma andiamo a fare 3 partite nelle clan battle con 3 deck diversi. Andiamo a divertirci un pochettino. Siamo con Black Knight dei Total War, ragazzi. Vi ricordo ovviamente, come sempre, che se avete più di 4000 trofei, noi vi aspettiamo nei Total War. Stiamo salendo, ragazzi, stiamo salendo. Comunque, vediamo di cominciare questa battaglia contro Alezni e Shizim, che subito subiscono violenti attacchi da parte del minatore, della palla di fuoco, del tronco, del golem del ghiaccio, un po' di tutto. Aprono con una fornace al 7 di là, il cavaliere se la deve vedere con gli scheletrini. Andiamo a togliere questo grinder, ce n'è un altro dall'altra parte, andiamo ad eliminare anche questo e facciamogli vedere cosa vuol dire far partire uno grinder violento. Il giant e lo grinder glielo piazziamo dietro a sinistra. Vediamo se parte, non lo spinge, palla di fuoco abbastanza inutile, ragazzi. Log Rider gli passa davanti, non prende neanche i colpi del mago elettrico e la loro torre va giù, sbriciolata in una maniera incredibile, come un castello di sabbia sbriciolato. Bene così, 2110 la nostra torre, lì, allora, sono messo così, là, 2365, quella invece di qua. Loro aprono con un mago di fuoco, noi senza troppa difficoltà giochiamo una poison, andiamo anche a fare così, ah, me li ha spostati, ma io li vado a tirare giù senza difficoltà, secondo tronco per noi, proprio la pulizia che neanche i netturbini la fanno così, non la fanno. Sgherrone, e lasciamo che lo stregone di fuoco spari sullo sgherrone, gli mettiamo, devo giocarlo più avanti, lo grinder che va di là, si incrocia con l'altro grinder, loro giocano appunto a loro, ma c'è un'orda di sgherri, è un'orda e un po' di scheletrini che li vanno a tirare giù, decidono di giocare lo scheletro giant, andiamo un attimo a deviarlo, non sprechiamo la torre inferno ancora per un attimino, intanto va bene, lo scheletro gigante va a inseguire il cavaliere. Allora adesso è il momento di giocare la torre inferno per togliere tutto quell'ambaradam di truppe lì. Il suo scheletro gigante se n'è già andato. Apriamo adesso noi con Log Rider. Lui mi gioca il giant. Bravo. Pronti a zappicchiare. Entra anche un miner. C'è lì un giant. No, bisogna un attimo fermare questo attacco del Log Rider. Poi ci penseremo di là come fare. Direi innanzitutto un tronco, doppio tronco, ragazzi, il doppio tronco assassino non risparmia. Loro vanno addirittura a clonare i luridi cavernicoli, tentano il super trick, ma io gli metto dietro lo grinder che deve andare a spingere il golem del ghiaccio. Intanto il giga sta fermando il loro grinder, mettiamo sopra gang di goblin e scheletrini, lo tirano via e comunque non ci sarebbe stato niente da fare per loro, visto che c'è un giant full vita che in questo momento arriva alla loro torre qua in alto. molto bene, ragazzi, primo match assolutamente vittorioso per noi. Questo è stato giocato con il mio deck Og Rider, il main deck, lo sapete. Il secondo che voglio farvi vedere è un po' più particolare. Fornace, capanna dei goblin, boia, zap, frecce, gli spiriti del fuoco, il goblin cerbottaniere e gli scheletrini. Un po' più ambiguo, andiamo a disturbare con i lancieri creati dalla capannina, con la fornace, e vediamo un pochettino chi vuole entrare a farsi un bel partitozzo così in registrazione, dove andrà ovviamente su YouTube. Siamo con Jesus. Qualcuno ha detto che io sono il fratello di Jesus, di Gesù, però non credo. Doppia fornace per noi, ragazzi, non ha neanche incredibile, wow, lo dico pure io. Loro vanno a sparare senza difficoltà sulle nostre fornaci. Allora mettiamo una capannina, giusto? Oh, Asabi, facciamo così
Il Goblin Cerbottaniere, ragazzi, è la chiave il Goblin Cerbottaniere, bene così anche degli scheletrini sopra la sua orda. Vediamo se io me lo porto un po' più in qua, magari mi sentite anche un po' meglio. Lo sposto, ah, che casino questo microfono, che casino! E intanto mentre c'è casino col microfono, loro stanno entrando in una maniera obbrobriosa. Vieni qua tu, vieni subito qua! Non so neanche cosa sta succedendo, sto sistemando il micro. Va bene così. Bene così, ci sono ancora giù due fornaci, 1777, la sua torre di là, lasciamo pure che gli arcieri vadano a sparare e andiamo a mettere un'altra capannetta dei gobletti. Bene così, avanti anche con gli spiriti del fuoco, lo Grider dietro, sei spiriti, mamma che roba esagerata proprio, guardalo lì il domatore di suini come va a spingere. Andiamo a mettere il cerbottaniere di qua e come vedete ragazzi, guardate quanto danno fastidio le truppe create. Il cerbottaniere veramente è una mitraglia a sparare. Una mitraglia, non riescono neanche ad avvicinarsi e continuiamo a inveire mettendo un'altra fornace. Lui gioca il tronco, loro spareranno sicuramente il fulmine. Vediamo cosa succede. No, zappano, avanti con le fornaci, avanti con le fornaci, Jesus! Avanti con le fornaci, bene così che la mette giù in questo momento. Andiamo a chiudere allora anche con la seconda capannetta cattivetta. Guarda che casino, un tritico di spiriti del fuoco. Vanno ad arman forte a quelli generati dalle nostre fornaci. Loro giocano il vortex, in realtà sono obbligati a sprecare mana perché altrimenti perderebbero la torre. Quindi noi continuiamo a spingere fino a che non hanno più mana, appunto. Come si vede adesso, Logrider entra e comunque le frecce sono state eccessive. Riesce comunque ad andare a danneggiare, a tirare addirittura giù la torre e andare sul castellone centrale. Sono tre fornaci giù, ragazzi. Tre, le fornaci giù, deviamo Logrider con la capanna dei goblin. Preferisco momentaneamente avere giù gli spiriti del fuoco. Continuiamo a mandarli, ragazzi, si vanno ad infrangere sul loro stregone di fuoco. Mettiamo il cerbottaniere dietro. Mamma mia, il moschettiere davanti e guardate che disastro. Andiamo a zappare, ragazzi, 10 secondi alla fine. Una difesa di ferro, buttiamo giù l'altra fornace. C'è veramente poco da fare, ragazzi. Seconda vittoria per noi, molto molto bene, mi piace troppo giocare le clan battle, sono veramente troppo troppo divertenti. Grande Jesus, ottima partita, però direi prima di andare a fare l'ultima partita di oggi, e beh cacchio, la campanella ragazzi da attivare sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico, sugli streaming che faccio. Non trovo il tavolino, eccolo qua. Mi raccomando, attivatela e ne approfitto per ricordarvi ragazzi una roba, la sto già chiedendo da un po' di giorni ragazzi. C'è in apertura, ho attivato il link che trovate subito qua sotto per le donation ragazzi. Le donation, se volete offrirmi un caffè per tutto questo lavoro esagerato che faccio, vi garantisco ragazzi che ho necessità del computer per poter streamare, fare le cose fatte bene. Il traguardo è lontano, ma tutti assieme sono sicuro che ce la faremo. Comunque, andiamo ad aprire subito il primo bauletto omaggetto. 101 di gold, un giant, molto bene, 12 tesla. Sono convinto che il giant, se mi arriva a livello 8, lo potrei anche giocare nel main, non lo so. Andiamo ad aprire il secondino baulettino. È un po' che non pesco leggendario su questo profilo. 96 di gold, un razzone e 12 arcieri, ancora niente di interessante per me. Ci tiriamo via i due argentini, questo è il primo. Perdiamo la connessione così, andiamo a vedere perché abbiamo perso la connessione. L'hotspot è attivo, l'hotspot è attivo, devi subito connettere. Non si connette, non capisco perché. Frank, andiamo a chiudere il Bluetooth e vediamo via il Bluetooth, ma non è quello il problema. Spot è attivo, la connessione dati è attiva. Ti prego, ti devi connettere alla linea. No, non ce la fa. Allora facciamo una cosa del genere. Proviamo un attimino. Non so neanche io. Niente da fare sul serio. Proviamo a riaprire Clashone. Allora vediamo se magari riaprendolo potremo avere più fortuna nell'apertura dei bauletti del chest opening. Adesso si scoprì che nel baule argentino avevo trovato una leggendaria e non ce ne siamo accorti, ma sembrerebbero veramente
gravi questi problemi di connessione che non mi aspettavo. Proviamo a chiudere un attimo l'hotspot e a riaprirlo. A questo punto non so bene come potermi comportare, quindi hotspot chiuso, lo vado a riaprire. Riusciamo da qua, facciamo così. Mi dispiace ragazzi, questi sono gli inconvenienti. Vabbè, Quantum è collegato, riapriamo Clashone mentre aspettiamo che si connette. Ah, scusate che c'ho una sete. Bene, siamo tornati. Non ha aperto l'argentino, molto bene. Ricominciamo dove ci eravamo lasciati. L'argentino, il primo, 80 di gold. Una Valchiriozza, 12. Goblin lancieri, va bene così. Secondo e ultimo Bauletto argentetto, 82 di gold. 11 scariche, molto interessante perché le uso nel main. E due Goblin cerbottanieri, va bene anche così. Sono rimasti i due bauli, quello della corona, quello d'oro, quelli belli sugosi, andiamo a vedere un pochettino. Quelli sugosi! Il primo d'oro, 206 di gold, 16 luridi cavernicoli, 20 cannoni, 4 mega sgherri, niente ancora di importante. E arriva una poison, anche questa non mi serve. Vediamo l'ultimo baule e poi andiamo dentro a fare l'ultima sfida di oggi. 618 di gold, 3 gemmine, molto bene. 21 goblin, niente. Scusate, di che? 52 bombardini, 8 capannette e un'altra epica. La furia, ragazzi, portabile a livello 5. Sono proprio curioso di vedere la furia a livello 5 di quanto aumenta. 8 secondi di furia, però molto molto interessante. Comunque, le quisquiglie sono finite. Questo è il terzo deck che voglio andare a provare nelle clan battle. Come vedete, l'attacco principale, il golem e poi un sacco di... truppettine leggerine che lo vanno ad aiutare. Vediamo come si comporterà in questa ultima sessione di gioco. Siamo con Jesus ancora, gli facciamo buona fortuna. Gladiator ed Hexagon sono già abbastanza tristi, piazzano subito una Princess, allora rispondiamo altrettanto anche noi, proviamo a mandar giù roba. Lui ha messo il boia, purtroppo hanno messo il boia, c'è lo Grader davanti e il Vortex addirittura. Bravo Jesus con questo tronco, ma noi abbiamo sprecato 23 di mana, quindi già. Bravo che mette la fornace. Non posso mettere nessuna truppa intelligente, quindi sono solo gli arcieri che riescono a tirare giù lo Grider. Lasciamo il boia che colpisca, fa niente, va bene così, va bene così. 2003, 2114, 2004 e 38 la loro torre. Andiamo a tirare via il loro barile, molto bene. Mettiamo giù anche gli scheletrini. Cavagliacca, sono riusciti con la scintilla a proteggere la Princess. Andiamo a congelare, vediamo se riusciamo. No, si riescono addirittura ad infrangere. Molto bravi loro, molto bravi loro. Un sacco di danno, 487, 328. Qua c'è bisogno di mettere subito giù il golem e anche abbastanza velocemente, perché quel cavaliere ci tirerà sicuramente giù la torre. È inutile andare a proteggerla, secondo me. Lasciamogliela tirare giù. No, riusciamo a salvarla mantenendola a 10. Quindi proviamo a sto... Orca, mi sono perso lo Grader di là, bravo, che riesce a deviare. Intanto mettiamo davanti il golem, che comunque se non hanno degli... cavigliacca però. No, che sfortuna, non abbiamo neanche una zap. Dai, non ci credo, non ci credo, la torre in... double vortex, che giocata che ci hanno fatto, ragazzi. Che giocata che ci hanno fatto. Ci dicono già bella partita. Mamma mia, sono già così sicuri della vittoria. Beati loro che hanno queste certezze nella vita. Ci tira giù il barbarone, la nostra torre, la Princess è stata praticamente segata via dalla alabarda del nostro, del loro boia. Proviamo a riaprire nuovamente con il golem. Loro avranno sicuramente disponibile la torre. Noi gli piazziamo comunque il golem. Vediamo come si concluderà questa sessione di attacco. Proviamo anche... niente da fare, a fare così, a salvare la torre, a salvare la tower, la tower! Riusciamo a tirargliela giù,
parte il golem che viene spostato, si splitta nei due golemini. Non c'è bene molto da fare, ragazzi. Non c'è bene molto da fare, ragazzi. Vediamo se riusciamo ad entrare. Niente, 11 secondi alla fine. Direi che sia veramente impossibile poter portare a casa il risultato. Comunque, due le vittorie. Direi che sono state abbastanza degne. Fa niente, ci può stare la sconfitta. Poi a me il golem piace, ma nelle clan a volte non entra proprio bene. Direi, ragazzi, che siamo a 15 minuti. Vi ho già sfrascicato le balle abbastanza. Quindi vi ricordo le due cose, quelle le due robe, quelle proprio che sapete. La prima, di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War. E la seconda, sul sito Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Grazie davvero per tutto il supporto che mi state dimostrando. Vi voglio un sacco di bene. Noi ci vediamo domani al prossimo video. Ciao!